Bentornato nel mio canale. Ti auguro una buona giornata e che ti siano venute cose fortunate. Ricordati di mantenere sempre un pensiero positivo. Oggi è mercoledì 8 settembre 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Segno fortunato. Più fascino e socievolezza grazie al novilunio. La giornata lavorativa comincia alla grande, grazie al sodalizio tra la Luna Nuova e Marte, con Urano e Plutone, una corporation che vi dà man forte in tutte le attività commerciali e culturali, ovunque riscuotete risultati promettenti, dimostrando una preparazione perfino superiore a quella effettiva. Grinta e insolita competitività sul lavoro, buone soluzioni anche in campo legale o assicurativo, ma il meglio lo cogliete in amore, con un rapporto tranquillo e una piacevole sensazione di calore e sicurezza. Serata ideale per invitare amici nella vostra bella casa, deliziandoli con una cena gourmet o fare qualcosa di alternativo alla routine. Una coppia è in crisi, perdite d'affetto, rotture, separazioni, divorzi, cause tra ex partner o coniugi, rivalità. Un rivale si fa avanti e distrugge una coppia. I single incontrano persone che li useranno a loro vantaggio abbandonandoli successivamente. Possibilità di migliorare la situazione finanziaria. Datti da fare. Il lavoro ti darà soddisfazioni. Sarai più ambizioso. Guadagni extra. Ad avere troppa fretta potreste commettere degli errori anche grossolani, senza perdere la pazienza oggi avvaletevi del conforto degli amici e se proprio qualcosa va storto ricordate che avrete sempre una seconda occasione. Date e vi sarà dato, oggi in particolare fate qualche buona azione verso chi soffre o è in difficoltà. Quello che conta è che sia fatto in modo disinteressato. Provate a vivere, se siete in coppia, la vostra relazione in modo più profondo e autentico. D'altra parte senza fiducia non andrete molto lontani. Non siate gelosi del vostro partner. Il favore di Marte, Mercurio e Venere non deve indurvi a pensare che tutto possa filare liscio, provate a immaginare che il favore dei pianeti non vi rende immuni dalla normalità. Cambiate subito tutte quelle cose che sembrano portare tumulto e disagio nella vostra vita, solo dopo che avrete cambiato qualcosa nella vostra vita noterete quel successo che Giove ha scritto nel vostro cielo. Staccate la spina e prendetevi una pausa di riflessione. Il vostro sentimento è stato troppo calpestato. Possibilità che vi sentiate trascurati e isolati, quasi come se il mondo non vi conoscesse e non vi apprezzasse. Per fronteggiare questo potreste allargare la cerchia delle vostre conoscenze. Ritardo in una pratica, in effetti te l'aspettavi ma ora hai la certezza. Prova a vedere se ti riesce di accelerare la cosa. Accettate le fasi di super lavoro, ma non stressatevi troppo. Il lavoro in tempo di crisi deve sempre venire prima di tutto, per fortuna o purtroppo. Cercate di non litigare con i vostri migliori amici in questo giorno. Potreste mettere a rischio i vostri rapporti migliori per delle futilità. Sarà molto importante in questa giornata per voi, controllare le fonti delle voci di cui verrete a conoscenza. Vi piace assaporare tutti i piaceri dell'esistenza e, a maggior ragione nei momenti di stacco dalla routine quotidiana. Il team Venere, Luna, Mercurio, per voi contrario e dal segno deputato al self-control, la bilancia, però, vi raccomanda di non abusare nelle follie gastronomiche cui potete andare soggetti. In questo periodo un amore può nascere all'improvviso, ottimo feeling con una persona conosciuta da poco tempo. Per quanto riguarda il lavoro, previsto un lieve calo, ma nulla di preoccupante. Riuscirete a tenere tutto sotto controllo. Agosto è stato un mese che ha messo alla prova molti rapporti ma la buona notizia è che da venerdì Venere torna favorevole. E quindi c'è un grande desiderio di rilanciare i propri sentimenti. Incontri favoriti e riconciliazioni nel prossimo fine settimana. Apprenderete molto più restando distanti, rispetto ad una questione, piuttosto che impicciandovi di cose che non sapete gestire al momento. Non potete assolutamente permettere niente di tutto questo. Quando sarete pronti, riuscirete a dare finalmente una impronta chiara ai vostri piani ma, fino ad allora, non azzardate teorie strampalate e non prendete parte a nulla che non vi convinca. A parte Plutone rompiscatole, ormai opposto da anni, il cielo odierno è particolarmente promettente nel vostro segno,
garantendovi sia la fantasia di Nettuno in Trigono sia le sorprese di Urano in Sestile. Ma non finisce qui, se il vostro segno, sensile ma tendenzialmente pigro, ammette di aver bisogno di una mossa, a infondergliela provvede la luna nuova in Vergine, oltre che col marito Sole, anche con l'amante Marte, dunque una botta di vitalità, grinta e determinazione come da un po' non vedevate. Amore ed Eros, con il partner e in famiglia non c'è molto da dire, ciascuno si abbarbica alle proprie opinioni snobbando il confronto. Difficile chiarimento anche tra fratelli o parenti stretti, se entrano in gioco le solite gelosie dell'infanzia anche stavolta fate un polverone senza risolvere nulla. Polemiche e spirito di rivalsa anche nelle coppie più affiatate, se poi c'è sentore di cornetti. Scoppia la terza guerra punica, preparate del sale da spargere sulle rovine. Risulterete un po' assenti in amore. Se siete sposati, potrete anche essere capiti, ma se vi siete appena conosciuti sarà molto negativo pensare prima a tutto il resto e poi all'altra persona. Pensateci bene. Non fate mancare nulla alla persona amata, provvedendo a ogni suo più piccolo desiderio, che per voi diventa vero ordine. Sappiate aspettare per vedere momenti ancora più intensi e di sentimento corrisposto, il cielo è orientato in questa direzione. Venere, bella dall'amica Bilancia, fa sì che questa dedizione vi venga ampiamente ricambiata e vi riempia il cuore di soddisfazione autentica. I cancerini single sappiano guardarsi bene attorno in questo periodo, perché sta arrivando un incontro davvero memorabile che cambierà totalmente la loro vita, in special modo se sono nati tra il 23 e il 29 di giugno. Lavoro e denaro, affari golosi almeno sulla carta, ma quando si tratta di firmare un accordo vi accorgete di una gabola, appena in tempo per tirarvi indietro. Per un impiego all'estero studiatevi bene le clausole, lontano da casa e lavoro c'è ma non idilliaco come avreste immaginato. Il superamento di alcune annose e fastidiose difficoltà è molto vicino, ma dovrete cercare di evitare di invadere lo spazio dei colleghi per non rischiare ripicche da parte di qualcuno particolarmente permaloso. Riuscite abilmente a disimpegnarvi da un gravoso compito lavorativo, se svolgete la libera professione. Farete appello a un'intuizione quasi magica, che Nettuno vi amplifica, per capire, in anticipo, quel che vi viene proposto. Questa ipotesi previsionale si renderà più centrata ed evidente se festeggiate il vostro compleanno nella seconda e terza decade. Benessere, malessere in viaggio, specie se vi coglie un'acquazzone e vi prendete un'infreddatura. Infiammazioni e sciatalgia, anche se siete giovanissimi vi sentite vecchie carrette arrugginite. L'energia planetaria del giorno può esserti di grande beneficio. I pianeti non mentono. Potrebbero farti vedere il mondo attraverso occhiali colorati di rosa, ma occhio alla negatività degli altri. Per lei, popolari anche se non chiacchierone, tenete banco con una cena favolosa, nell'arte culinaria siete imbattibili. Per lui, l'autoritarismo con i dipendenti non funziona più. Illustrate progetti, obiettivi e risorse disponibili, saranno più motivati. Colore delle emozioni, giallo crema. Barometro dell'umore. Soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 8, benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.